Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi vi porto una maschera che toglie via l'umidità perché purtroppo questi giorni nell'autunno c'è questo grande problema con tanta umidità, quindi i nostri capelli diventano così frizz, si perde il riccio, si perde la definizione e qui sono tre ingredienti, tre prodotti che vi faccio vedere. Una è una maschera fatta in casa. Il secondo, questo trattamento che si usa durante il styling, che toglie via prima toglie via il crespo, leggerissimo, nel senso non impesantisce tanto i capelli, dà una definizione fantastica ai capelli ricci, ma non solo, combatte l'umidità che ci massacra i capelli. Il terzo ingrediente, un fissante fantastico, per chi non mi segue, per chi la prima volta che vede i miei video, scoprirà un ingrediente che dopo che lo provate sui capelli ricci non potete farne a meno. Andiamo a applicare il primo trattamento. Eccoci bella gente, cominciamo con la nostra maschera magica per togliere il frizz e combattere l'umidità. Dunque, metto un po' d'acqua, aggiungo un po' di rosmarino e qualche chiodo di garofano. Come sapete, il rosmarino e i chiodi di garofano aiutano tantissimo, prima di tutto, alla crescita dei capelli. Infatti io li uso spesso, soprattutto ultimamente, perché col cambio del tempo mi stanno cadendo abbastanza i capelli, quindi lo uso abbastanza. Adesso l'ingrediente magico, l'ingrediente che non aspetterete mai, è la buccia di banana. Per chi non sa, la buccia di banana è ricca di fibre, di vitamina A e C, calcio, ferro, aminoacidi e potassio, e ha un grandissimo potere antiossidante. Quindi io ho scelto questo ingrediente per i suoi poteri, le sue proprietà, e andiamo ad applicarli per i nostri capelli. La prossima volta vi farò vedere anche un video dove preparo una maschera per il viso con la buccia scusate, con la buccia di banana. Comunque li lascio bollire un po', perché così si fa una specie di infuso. Li lasciò sul fuoco per 5 minuti e vado a frullare il tutto. Frullandolo mi dà questa specie di pappetta, però è liquida. Vado ad aggiungere 2 cucchiai di amido di mais, o amido di riso sarebbe preferibile, però io a casa ho solo l'amido di mais, e vado a creare questa crema, che realmente questa maschera in sé va benissimo sia per i capelli, che è veramente super mega idratante e ristrutturante per tutti i tipi di capelli, sia per il viso. Infatti la mia intenzione era quella di applicarla sui capelli e lasciare un pochettino per il viso. Comunque cercherò sempre di miscelare, perché voglio fare questa una specie di besciamella, una crema che non mi viene cremosa, si dice grumosa, e voglio proprio creare questa crema che è ancora calda. Adesso che ho preparato la maschera, andiamo ad applicarla. Guarda, se vi piace il profumo dello smarino, io adoro il profumo dello smarino, adoro. Comunque, prima di applicare questa maschera, io di solito lavo i capelli, però sapendo che ho la casa che fa davvero, davvero, davvero schifo, vado a annaffiare i capelli, perché se i capelli sono umidi assorbono meglio qualsiasi tipo di ingrediente li mettete, sia oli, se volete fare un bagno d'olio che vi lascio il video qua sopra, se volete fare una maschera. Io vi consiglio o lavate i capelli o bagnateli. Io uso questa qua, è l'acqua per annaffiare le piante, lo stesso, non mi per i capelli, acqua normale, non c'è nessun ingrediente magico, niente, solo acqua. Adesso che ho bagnato bene il capello, volevo dire la pianta, sembra una pianta,
Allora, adesso vado a applicare la mia maschera. Spoiler, questa parte del video praticamente è l'anticipo, la parte prima del video precedente al video che ho fatto la settimana scorsa. E quindi sarà, se volete vedere i dettagli o il styling, andate sul primo video. Guarda, volevo lasciare un pochino, ma non ce l'ho fatta, era poca, perché se i capelli sono bagnati metti meno ingredienti, se i capelli sono secchi purtroppo dobbiamo mettere di più. Cavoli, mi sono dimenticata di mettere l'olio, lo metterò dopo. E comunque ci vuole dell'olio, me lo sono proprio dimenticata, vi ho detto, oggi ho bisogno di un caffè. Comunque, bella gente, vado a pulire casa, finito, lavo i capelli e faccio vedere il risultato finale. Come vi ho detto prima, il styling dettagliato lo vedete nel video che ho pubblicato la settimana scorsa, la domenica scorsa, perché sarebbe stato un video di troppi minuti e non andava bene. Comunque io adesso vado ad applicare l'acqua di rosmarino e di chiodi di garofano, perché come vi ho detto mi stanno cadendo abbastanza i capelli ultimamente per il cambio della stagione, e quindi io preparo sempre per la settimana, preparo un infuso con dentro chiodi di garofano e rosmarino bolliti e li metto in frigo e li uso sia per la radice che i capelli secchi che quando lavo i capelli, perché ho aggiunto anche un po' di aceto di mela. Se volete vi lascio qua sopra il link della preparazione di questo infuso. E per quanto riguarda i prodotti che ho utilizzato per il styling, io ho usato Lola Cosmetic, vi lascio comunque il link del video precedente dove ho fatto il miglior pettine per i capelli. Come vedete i capelli sono stilizzati in una maniera diversa. Per più dettagli vi consiglio l'altro video. Per il styling, come vi ho detto, ho usato la Lola Cosmetic per i capelli ricci, e per quanto riguarda il fissante per i capelli io uso sempre la vaselina, non uso né gel né spume né assolutamente nulla di tutto ciò, perché quasi tutti mi seccano i capelli al secondo giorno o al terzo giorno e non mi piace l'effetto che mi fanno. Quindi la vaselina invece no, perché mantiene i capelli molto idratante, perché crea questa specie di pellicola sui capelli, quindi li mantiene idratati dentro, ma nello stesso momento li lascia flessibili e non li modifica la loro natura, i ricci, e li lascia molto molto idratati. Quindi io mi trovo benissimo, al costo di un euro a barattolo vi durerà un sacco di tempo e vi dà un risultato veramente ottimo. Comunque, per maggiori dettagli vi raccomando, se vi interessa mi raccomando l'altro video che ve lo lascio qua sopra, per vedere sia il styling completo che l'uso dei prodotti, come li uso, come uso la vasellina e come uso la Lola Cosmetic sui capelli. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio video, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva la novità. Eccoci, il secondo giorno, però siamo di sera, siamo di notte. Ho tenuto quasi tutto il giorno la cuffia perché sono stata a casa tutto il giorno oggi, e quindi come vedete i capelli comunque stanno bene, benissimo, da tutto.